Anche Alberto Comazzi è stato uno dei protagonisti di Gol senza confini, questo triangolare benefico che ha visto protagonisti gli ex di Hellas Verona, Sampdoria e Fiorentina. Come è stato per te ritrovarti in veste da calciatore, visto che adesso tu fai ben altro nella vita? Sì, ho accettato questo invito ritrovando tanti amici, è stata una bellissima giornata. Rimettere le scarpe fanno male i piedi, e, no, beh, correre è sempre un piacere, però è 4 anni che praticamente non toccavo palla, quindi insomma la fatica si sente. Ecco, tu secondo me sei uno dei tantissimi esempi dei giocatori non nati a Verona che però hanno deciso di vivere poi a Verona, perché passato qui da calciatore ti sei trovato uno bene di più, e nonostante tu abbia lasciato il calcio, adesso ci spiegherai anche cosa fai nella vita di tutti i giorni, però la tua famiglia è proprio qui a Verona, in una zona peraltro molto molto bella. Sì, ho deciso di abitare in Valpolicella, avevo già acquistato casa quando giocavo a Verona e Mauri! L'affetto che mi ha dato questa gente, la bellezza della città e tante altre cose mi hanno fatto scegliere questa città come mia città definitiva, insomma. Ecco, dicevamo appunto, hai deciso di appendere le scarpe al chiodo, Tony l'ha fatto per un altro motivo, tu per un motivo secondo me molto molto importante, perché adesso insomma fai altri chilometri però vai un po' in profondità, in che senso? Spiegaci sì, un po'. Ho continuato a coltivare la mia passione della subacquea, dal 2000 che facevo immersioni ricreative, a scopo insomma ricreativo, e invece adesso le faccio a scopo lavorativo, cioè vado sott'acqua, mi immergo fino a 50 metri a fare ispezioni, a portare, insomma, faccio l'istruttore, faccio tantissime cose sott'acqua però, quindi macino chilometri ma con le pinne invece che con le scarpe. Anche se non segui più il calcio, perché mi dicevi prima, insomma, un conto era da protagonista in campo, in poltrona non ti ci vedi, mettiamola così. Questa retrocessione, insomma, come la si può commentare? Da esterno anche, appunto, che non ha visto la stagione, non ha visto le partite. Una stagione come può maturare, secondo te, da ex calciatore? Guarda, io non ho seguito il calcio, però a un certo punto del campionato avevo percepito che non c'era un gruppo, c'era qualcosa che non andava. E una squadra come Verona, che deve lottare per salvarsi, non può lasciare perdere certi valori, come devono essere valori umani, valori di gruppo, e che sono il 12° uomo in campo. Da noi siamo il 13° perché il 12° è il pubblico. E quindi avevo percepito che mancava qualcosa, che c'era qualche cosa che non andava, però poi è stata la conferma, i risultati, troppe sconfitte all'inizio in Serie A, non puoi lasciarti alle spalle un mese e mezzo, 2 mesi di campionato, non hai il tempo di recuperare. E adesso attendiamo le parole di Setti, martedì parlerà il presidente della Verona e lì forse si capirà il futuro dell'Hellas. Io credo molto di più ai fatti che alle parole. Quindi spero che con i fatti faccia una squadra competitiva, anche perché è difficile, il campionato di Serie B, ne ho fatti tanti, sono difficili. È difficile tornare su subito in una piazza come Verona e quindi sarà importante, vedremo con i fatti che squadra vorrà fare il presidente. In ultima, nel ringraziarti, è sempre un piacere ritrovarti, ma ci eravamo già incrociati per le belle vie di Verona. L'esperienza inglese cosa ti ha portato dal punto di vista soprattutto umano? Ma tantissimo, a livello umano tantissimo, e mi ha aperto la testa, la mia testa non è più focalizzata solo sull'Italia, ma è aperta a 360 gradi. E ho scelto di fare questo lavoro sott'acqua proprio perché posso farlo ovunque, in tutto il mondo, spero di poter avere la possibilità di girare il mondo a fare questa attività. Grazie anche ai brevetti inglesi, scozzesi che ho preso, quindi spero che le mie figlie, la mia famiglia, insomma, abbia una mentalità aperta come la mia, perché questa esperienza inglese che ho fatto mi ha aperto molto i miei orizzonti.